Dopo la presentazione ufficiale ieri mattina presso la Sala dei Notari, il nuovo ASD Perugia Calcio è di nuovo a Montone per proseguire il ritiro in vista della prima amichevole in programma nel tardo pomeriggio di domani, ore 18, contro la Grifo Ponte Torgiano. Già ieri pomeriggio i grifoni hanno completato la seconda seduta sul campo del Pier Giorgio Reali di Montone. Il gruppo sta lavorando, ripeto, con grosso entusiasmo, con grosso spirito di sacrificio. È veramente un ritiro, non è una vacanza, però ripeto, in questa squadra c'è anche un fattore importante, che è quello che tanti giocatori sono anche tifosi di questa squadra, e credo che questo possa essere un plus importante nel corso della stagione. Per quanto riguarda il mercato, abbiamo concluso oppure c'è ancora qualche movimento? No, il cantiere è ancora aperto. Come aveva detto ieri ai nostri microfoni il presidente Damaschi, il mercato della società biancorossa non è ancora concluso e infatti proprio ieri sera è arrivata la notizia di un nuovo acquisto portato a termine dal direttore sportivo Alvaro Arcipreti. Lui è Carlo Raffaele Trezzi, classe 1982, milanese, centrocampista. Il nuovo acquisto del Perugia ha alle sue spalle una carriera importante che passa anche per una presenza in Serie A con l'Inter. Numerose presenze poi in prima divisione, anche in piazze calde come Avellino, Busto Arsizio e Foggia. Con la maglia della Propatria in particolare, il centrocampista è stato autore di 147 presenze e 13 gol. Ieri sera ha raggiunto il resto del gruppo a Montone e sempre nella giornata di ieri si è aggregato al resto della squadra anche il terzino destro, classe 1992, Andrea Moscardini, proveniente dal settore giovanile del Torino.